Sì, merito della squadra. Noi finalizzato la giocata, ma credo che l'atteggiamento della squadra si è visto dal primo minuto alla fine della partita. Come hai detto te, hanno fatto, non voglio dire un tiro, ma il primo tiro gol è stato bravo lui a farlo. Però quando la squadra sta bene, si allena bene in settimana, dopo succedono queste cose. Credo che meritavamo sicuramente di, quando siamo arrivati in spogliatoio, il pareggio si stava un po' stretto, senza nulla togliere niente a loro, però sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più. Il minimo era continuare a lavorare come stavamo facendo, dobbiamo aumentare ancora. 55 secondi e impegni i guantoni di Valentini. Dopo 5 minuti fai un ripiego a centrocampo che lo si fa a 20 anni. Stai da Dio quest'anno. E quindi? No, e quindi è una consapevolezza che l'età, la carta d'identità a volte non serve a niente. No, serve per tante cose, si vedrà sicuramente in qualche momento della partita, però quando la squadra, quando c'è la gente che corre, quando sai che la squadra c'è, che quindi ci viene la voglia di tutti a correre, quindi si è visto anche all'ultimo minuto chi è entrato alla fine, ci avevamo dato il massimo, i ragazzi che non sono entrati, eravamo tutti sulla partita, sapevamo che era importante per la classifica e soprattutto per la città. Paolo, hai notato che quando sei uscito dal campo sei stato applaudito anche dalla parte della tribuna dei tifosi di Vercelli? Penso che queste cose succedano quando uno va un po' al di là del tempo, no? Diventa un po' un simbolo e lo si riconosce comunque a prescindere. Penso che tu abbia apprezzato. Sì, sì, è stato bello e carino, come dici te. Mi ha fatto piacere vedere un campo così. Mancava da tanto un derby, mi sembra, così, con tanta gente. Speriamo che ancora il prossimo, al Piore Nostro, sia ancora più bello. Quanto ci tenevi a vincere questa partita dopo che eri uno dei protagonisti dei derby persi 3-4 anni fa? No, ci tenevo come tutti i derby, come tutte le domeniche. Sapevamo che oggi era importante riprenderci qualche punto che avevamo lasciato indietro, era anche il momento giusto farlo in un derby con tanta gente che è venuto anche con questo clima. Ci ha fatto molto piacere vedere tanta gente che ci ha tifato dal primo all'ultimo minuto, come sempre hanno fatto, quindi fa piacere vincere. Ti stai divertendo con questo ruolo dietro il punta? Sì, sì, credo che siamo bene, la squadra lavora bene, sa quello che devi fare, quindi siamo, credo che ancora ci manca qualcosa di migliorare, però piano piano, adesso quando si vince è più facile lavorare, l'umore è più bello, quindi speriamo di fare un'altra settimana bella positiva, perché arriva anche un'altra bella partita. Eh sì, un grandissimo big match ed è importante la vittoria nel derby, perché sarà una settimana veramente importante e sicuramente ci sarà una grande cornice di pubblico al Piola. Sì, speriamo che vengano tanti tifosi, sono venuti oggi, vengono sempre, quindi speriamo di continuare tutti insieme la stessa strada.